Benvenuti a un'altra puntata di Pomeriggio Qui. Oggi cercheremo di fare un viaggio nel futuro, in un futuro poi così non troppo lontano, sicuramente un futuro prossimo. Vedremo quanto è possibile e quanto reale. Dico solo una cifra, un anno, 2029, non aggiungo altro. Prima di presentarvi il mio splendido salotto, guardiamo insieme questa clip scelta per voi. Io ne ho. Beh, sicuramente l'avrete riconosciuto, era Blade Runner 1982, liberamente ispirato fra l'altro il film al romanzo Il cacciatore di androidi. Nel 93, fra l'altro giusto da segnalarlo, è stato inserito nella National Film Registry della Biblioteca degli Stati Uniti d'America. Una Los Angeles sicuramente particolare, distopica, quella del 2019, caratterizzata dai protagonisti poi di questo film, i replicanti. Un casting veramente problematico, possiamo dire, per arrivare poi alla scelta del protagonista, del bravissimo Harrison Ford. Tanti aspetti interessanti, però prima voglio assolutamente, anzi come precedenza, presentarvi appunto il mio salotto, perché è collegato a questo Blade Runner, un futuro possibile. Allora io davvero ringrazio lo scrittore e giornalista Alessandro Goldoni per essere qui, per aver accolto l'invito. Grazie a voi. Un futuro possibile perché? Perché fra l'altro qui siamo nel 2019 e invece tu sei andato un pochino più avanti col tuo libro 2029. Esatto. Beh, intanto vi ringrazio di avermi fatto precedere da questa scena cult, no? Di Blade Runner, che direi che è la scena più citata forse in tutta la storia del cinema, no? La famosa frase: ho visto cose che voi umani. Che è sempre bella poi recitarla, esatto. No? Uno si sente già. Ecco, più modestamente, io nel mio libro 2029 immagino un futuro più prossimo, e che secondo me è già qui in un certo senso. Io avevo scelto questo titolo orwelliano perché mi sono riferito a 1984 di George Orwell, e mi sono riferito anche al 1929, che è la madre di tutte le crisi, no? Il famoso crollo, certo, di borsa di Wall Street, che portò alla grande depressione prima in America e poi in tutto il mondo. E nel mio libro io volevo immaginare immaginarmi come potesse essere l'umanità in questo 2029, che ormai è dietro l'angolo. Sì, veramente vicinissimo. Esatto. E ho iniziato a pensare a un'umanità in cui la finanza si era ormai mangiata tutta l'economia, no? Quello che già sta succedendo un po' oggi, vediamo che il mondo finanziario finisce per mettere a serio rischio, cioè l'economia reale, i bilanci, certo, dei paesi, la vita stessa delle economie nei paesi d'Europa. Allora ho detto, qua non ci saranno più soldi perché la finanza avrà ormai dilagato, verranno quotate in borsa le persone. Ecco, questo mi è piaciuto, devo dire che è veramente uno degli aspetti secondo me più geniali del tuo libro. Proprio, pensate, uomini quotati in borsa. Io adesso rido, ma dovrei preoccuparmi perché io non so quanto potrei avere di valore, quindi mi dovrei iniziare a preoccupare, tenere alto almeno l'indice di gradimento, perché era sarebbe un elemento questo importante nel tuo libro. Fabrizio Carollo, grazie, grazie per essere qui, scrittore. Sì. Ti abbiamo avuto ospite un po' di tempo fa con i tuoi libri, Il sonno del mostro, sì, esatto, ma anche Cliff, che poi insomma poi ritorneremo anche un po' su questi temi, e in qualche modo oggi ti sfrutto, molto bruttissimo verbo, molto volentieri, perché fai un po' da recensore anche del libro, sì, appunto, sì, sì, di molto. Alessandro Goldoni. Tra l'altro ho ancora i brividi per la scena che abbiamo appena visto. Io ringrazio, comunque voglio ringraziare Alessandro per avermi dato questo onore, diciamo, di fare da recensione al suo libro, che libro che ho letto tutto d'un fiato, e sicuramente è un libro che tratta temi, come hai detto tu stessa, agghiaccianti, perché io non oso immaginare, cioè, un'umanità quotata in borsa, che le azioni salgono, scendono, a seconda anche degli amici che si hanno su Facebook, su social network, locali che si frequentano, eccetera. Ed è tra l'altro agghiacciante perché non è tanto diversa dalla realtà, cioè secondo me è un futuro molto possibile. Lui tratta questo argomento con un'ironia stupenda, bellissima, tratta un argomento che può essere per certi aspetti pesantissimo, con una leggerezza che invoglia veramente a quasi a volerla sperimentare, sì, questa realtà, per
per cercare di capire se effettivamente può essere anche così ironica. Certo, quindi beh, insomma, fa un po' parte quindi forse dell'indole di Alessandro, che ho avuto il piacere di conoscere adesso, per le quinte. Sì. È sicuramente uno showman, possiamo dire. Quindi, io ti ringrazio. Le nostre chiacchierate. Quindi è venuto fuori anche questo. Sì. Sì, io bisogna spiegare un attimo la genesi di questo libro, perché è anche un libro divertente, perché in realtà questo libro io ho cominciato a pensarlo 25 anni fa. Allora voi potreste dirmi, cavoli, ma in 25 anni io tiri fuori l'Ulisse di James Joyce, oppure è meglio il mestiere. Ecco, vediamo il fratello esatto. E l'idea era totalmente diversa, cioè io volevo raccontare, parliamo di 25 anni fa, del 1987, del grande, il primo grande boom di borsa, no? In cui le persone normali, persone come me, come voi, insomma, addirittura le casalinghe, i pensionati, scoprivano la borsa. E quindi tu entravi in un bar che fino a quel giorno prima era un teatro di discussioni sportive, no? Dove si parlava di Milan, Inter, schedine, tutto calcio, e sentivi la gente che discettava di Pirelli, è da comprare qui le bastoni, perché Leni, no, ti dico io meglio Leni, ma chi te l'ha detto? Mio fratello, chi è tuo fratello? Lavora nel gas, cosa c'è? Questa è un'azione, non è una. Insomma, c'era per la prima volta nella storia della finanza, la gente comune scopriva la borsa, incominciava a giocare, no? Come giocava al totocalcio, fino a quando ci fu il primo grande crollo. Io volevo raccontare questa umanità così scottata, ma fanno un libro divertente, no? Per dire, ma guarda te, queste persone che pensavano di andare a comprare e vendere azioni, come si fa con la schedina del totocalcio. Fino a quando la grande abbuffata del fast food azionario finì, la gente rimase, molti persero tanti soldi, perché anche piccole cifre, però sai, persone che erano pensionati, casalinghe, per cui non si parlò più della borsa. Certo. E il mio libro rimase lì, dico, ma vediamo, aspettiamo. Ripresi in mano il libro circa 11 anni dopo, quando tornò la borsa alla ribalta con i famosi titoli tecnologici, il Nasdaq, no? E di nuovo le persone tornarono ad avvicinarsi alla borsa. In quel preciso istante avveniva un altro fenomeno, cioè partivano i primi reality, il Grande Fratello, e io feci questa osservazione, cioè che a un certo punto il meccanismo delle azioni, dei titoli tecnologici che andavano su come razze a tre stadi nel giro di una settimana guadagnavano 200%, poi improvvisamente crollavano, perché naturalmente c'era tanta suggestione, tante persone che si buttavano lì, poi naturalmente c'erano gli operatori professionali che giocavano su questa ignoranza e quindi vendevano così. Quindi queste meteore della borsa, che erano le stesse meteore che finivano invece, meteore umane, che andavano nei reality, diventavano famosi per una mattina e poi improvvisamente sparivano. Allora da lì mi venne l'idea, accostando queste due cose, ma perché, dico, tutto sommato le persone sono un po' come le azioni, no? Certo. Poi in quel momento lì c'era molto, veniva fuori questa. Allora cominciai a lavorare su questa idea. Mi ispirai, a proposito di fantascienza, anche a un grande della fantascienza che Raymond Bradbury, che tra l'altro poveretto è scomparso qualche giorno fa, che scrisse quel libro bellissimo che è Fahrenheit 451, di cui fecero anche un film. Spendi. Dove c'era una figura degli uomini libero in una società dominata da una dittatura, gli uomini non potevano più leggere i libri, li imparavano a memoria. Allora io in tutt'altro campo pensai di dire, ma inventiamoci invece una società in cui gli uomini non hanno più una sorta di identità e diventano uomini azioni, cioè, e quindi stessi. Rispondono agli stessi meccanismi delle azioni. Ma cos'è che determina la fama di una persona? E cominciai a parlare, non c'erano ancora i social network quando cominciai a passare alla TV, alle presenze appunto televisive, alle presenze in società, alle telefonate ricevute, alle persone che contano. Poi mentre lo scrivevo vennero fuori anche, cominciarono a... Quindi in questo momento le tue quotazioni stanno salendo, in questo momento. In questo momento sono in TV, certo, io sono un'azione, salvo scendere, perdere il lavoro e finire con un titolo spazzatura. Ecco, da qui è nata questa idea dell'uomo azione. Poi naturalmente ho collocato questo in uno scenario che nel frattempo, mentre lo scrivevo, la realtà superava la fantasia. Come perché avveniva succede. Quello che abbiamo visto, cioè la crisi mondiale, addirittura, visto che si parla di uomini azione, sono usciti da qualche tempo dei titoli legati veramente alla vita delle persone. Non so quale banca tedesca ha emesso i titoli, i cosiddetti bond della morte, tra virgolette, perché sono collegati alla vita delle persone. Cioè hanno preso un campione di persone negli Stati Uniti
che insomma tu, adesso non sto entrando nella spiegazione, certo, però tu scommetti sulla durata della vita di queste persone. Se queste persone vivono poco, tu investitore guadagni, se invece vivono a lungo si guadagna di più la banca. Speriamo che non portino omicidi, perché questo è rischioso. Cioè, no, ragazzi, questo è veramente, ci si ride, ma diventa veramente tutto questo una, per spiegare come uno scenario. Questo scenario, nel quale scenario, come dicevo, io poi ho mantenuto una vena ironica, perché questo libro era nato inizialmente, voleva essere un po' uno sfottò di personaggi che giocavano in boss. Poi è diventato invece un libro in cui io voglio dissacrare anche questo mondo sacro della finanza, questo empireo, no? In cui la finanza sempre, certo, decide i destini. Certo. E allora ho mantenuto questa, volutamente, questa vena ironica. Ecco, un po'. Come che fa poi parte di te, diciamo, anche se forse la realtà poi costringe a diventare forse un po' più seri, fra virgolette, no? Perché ecco, cioè, nella quarta di copertina, in una Bologna surreale, Antonio Zinetti, questo si può leggere, vero? Cioè, non voglio dire troppo, perché insomma è giusto poi un libro anche andarselo a comprare, a gustare, quindi leggere. Però perché ci si sono può molte dire sorprese. Ce ne sono tante, ce ne sono tante. Comunque, in una Bologna surreale, Antonio Zinetti, caporedattore di un giornale locale, precipita dal suo appartamento da 30 metri d'altezza, ponendo fine alla propria vita come uomo e soprattutto come azione. Siamo nel 2029, il mondo è dominato dalle leggi del mercato. L'Unione Europea, soffocata dallo spread, non esiste più. L'unica moneta in circolazione è quella cinese. Uomini e donne sono quotati in borsa come merce. L'unico a non credere al suicidio di Zinetti è il suo collega Alex Stanzani, eccetera, eccetera. Poi non voglio dire altro. Certo. Ecco, veramente, questo è un aspetto molto interessante. Alessandro, fra l'altro, prima di questo, altri libri firmati da te, importanti, possiamo dirne alcuni. Certo. Di mamma ce n'è una sola, anzi nove. Interessante anche questo, tra l'altro tradotto in tedesco, anche Resti in linea, anche Mille zampe, solo per dirne alcuni, insomma, quindi proprio scrittore, sì, da sempre. Io ho iniziato a scrivere libri, anche se il mio mestiere di base è il giornalista. Avendo un papà che è giornalista e scrittore, prima ha fatto il suo mestiere di giornalista, poi ho anche provato io a scrivere dei libri e qualcuno ha avuto anche un discreto successo. Il primo che ho scritto è stato tradotto in tedesco. Addirittura avevano fatto una riduzione per uno sceneggiato TV. E poi però non se ne fece niente, perché la casa produttrice, non so, non aveva avuto poi finanziamenti. Però insomma, comprarono i diritti per farne. Certo, è interessante, sì, questo è molto, esatto, bello. Senti, se io dico Otium sine litteris mors est, cosa ti viene in mente? Penso a una frase, a una famosa frase di Seneca, che io ho messo nel mio profilo di Facebook, perché anch'io sono su Facebook e non. Qualche non amici ho timore, ne ho, ma non lo so, alla fine, io poi do l'amicizia a tutti, intanto vedo che qualcuno mi chiede amicizia. Succede così, anch'io tendo a fare, ma lei non è che uno stia lì a guardare, no? No, no, cioè, quello è. Poi se poi trovi, è famoso chi trova un amico trova un tesoro, forse quindi ci sarà anche qualche tesoro. Sarà qualche tesoro. E quindi ho messo qualche frase pescata qua e là, questa mi piaceva perché, insomma, effettivamente l'ozio senza la lettura, senza le lettere, senza le arti è mortale. Invece se lo riempiamo di letture, di lettura, libri, diventa. Quindi la parola, ancora una volta, il logos, insomma, sì, è molto importante. Proprio, certo, ho avuto il piacere in una puntata precedente di parlare con la psicanalista Anna Spadafora e con il professore Dallaval, e proprio parlavamo della cifra, loro la intendono come parola, la cifra ematica, sì, 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 ecco, esatto. È veramente molto interessante, sì, anche in forma, mi sento di dire, quasi terapeutica, proprio da questo punto di vista, insomma, quindi ancora una volta il trionfo della lettera, della parola, insomma. Cosa, Fabrizio, tu da scrittore, sì, hai alle spalle appunto dei libri importanti, impegnativi anche i tuoi, sì, perché comunque, sì, sì, insomma, non, sì, genere qui non si trattano argomenti semplici. Genere fortino, diciamo. Ecco, come vedi questo 2029 scritto da Alessandro Goldoni? Beh, sicuramente, avendo letto il suo libro, lo vedo con un po' più di speranza. Lo vedo molto più, come dicevo prima, molto più ironico, molto più leggero. E ci sono delle invenzioni che anche cioè, diciamo, sono fantascientifiche, ma non troppo. Infatti parlavo anche prima con Alessandro, e una di queste che mi è rimasta impressa è l'invenzione di questi giornalisti pneumatici. Questi giornalisti che lui tra l'altro mi spiegava che una volta esisteva la posta pneumatica che si mandava la lettera, invece adesso vengono mandati i giornalisti attraverso questi tubi in varie parti del
del mondo sostanzialmente come inviati per queste notizie. Ed è un'invenzione che a pensarci la vedo già, e potrebbe essere anche un'invenzione, dopo tutto, anche vantaggiosa, se vogliamo. Saremo pronti anche a questo, anche le nostre giornaliste di TV Qui devono quindi prepararsi ad essere inviate magari. Ecco, fra l'altro, chissà cosa ne pensa, io lo voglio citare, insomma, Luca Goldoni, il tuo papà, certo. Giornalista puntiniere, inviato di guerra è stato, quindi insomma... Grande scrittore, sì. Grande giornalista. Io amo sempre, in questo caso possiamo dire così in questa puntata, mi prendo la responsabilità, magari ci sta guardando e chiedo, però sarà contento come padre. È il papà di Alessandro Goldoni. Sì. No, perché giustamente. Di solito, infatti, quando si presenta sottoscritto, dice il figlio di. Ecco, di non deve essere facile, forse dirò una banalità, però. Sì, non è facile, in realtà è facilissimo, nel senso che io con mio padre ho un rapporto, tra l'altro, molto bello, ci scambiamo. Idee, battute, facciamo tutti e due lo stesso mestiere, per cui succede che lui magari mi manda un'email, mi dice mi leggi il mio pezzo, mi trovi una battuta un po' più efficace di quella che ci ho messo io a mia volta gli mando i miei articoli. Quindi è molto bello, c'è un rapporto è un rapporto molto bello, un rapporto. Lui naturalmente mi ha condizionato molto nella scelta di questo mestiere, perché io ho sempre respirato giornali fin da quando avevo 3 anni. Voglio solo raccontare un episodio brevissimo per spiegare come la presenza. Io avevo 16 anni e insomma facevo il ginnasio, volevo mandare una lettera. Allora non esistevano gli sms, non esistevano le email, ci si industriava quando ti piaceva una ragazza a scrivere qualche lettera, una lettera un po' ad effetto, un po' romantica. Io scrissi questa lettera, la mia prima lettera, e la lasciai sulla scrivania pensando poi di riguardarla. Il mattino dopo trovai a margine una serie di note con scritto l'attacco è perfetto. La terza riga, quella battuta lì, io la lascerei perdere perché non è il caso. La chiusa funziona, magari aggiungi un po'. Insomma, io andai da mio padre e gli dissi guarda, se vuoi la firmiamo a 4 mani. Esatto. E quindi la mandiamo. Fantastico. Quindi... solo per spiegare come sarebbe interessante sapere dopo di chi si innamorò questa ragazza. Esatto. Probabilmente. Sì, infatti, come andò poi? Perché sono curioso. Andò che io donna... forse non gliela spedì neanche, perché a quel punto lì dissi no, vabbè, ma tanto. Sai che mi ricordo? Ma forse gliel'ho spedita, però. Forse gliel'ho spedita. Sarebbe andare a rivedere. Sì, anche a chiamare in puntata la ragazza. Sì, gliela devo aver spedita, perché lei mi mandò a sua volta una lettera qualche tempo dopo un mese, 2 mesi. Che ha corretto tuo padre. Gliel'ha rispedita, guarda. Comunque, no, dicevo che tra di noi, nessuna timore riverenziale, nessuna verso mio padre, che anzi... Il problema c'è quando sei in un ambiente di lavoro, cioè io quando ho iniziato questo lavoro sicuramente mi è stato fatto pesare che io ero il figlio di, quindi succedeva che magari se non scrivevo un pezzo loffio, così, il che è normale per uno che diceva ma come un padre così scrive queste robe questo qua? Deve essere stato comunque, certo. Oppure se scriveva un articolo bello mi diceva ma l'hai scritto proprio tu? Questo è stato un po' antipatico. Quindi quando dico un po' difficile, ecco, può essere un po' antipatico, questo va detto. Ovviamente io saluto il grande Luca Goldoni, che fra l'altro ho avuto anche il piacere di conoscere, e insomma, quindi mi fa molto piacere. E, tornando a noi, Alessandro, un altro aspetto molto interessante, poi entreremo ancora più nel vivo del libro, mi farò un po' gli affari vostri, gli affari tuoi, insomma, è anche la presenza di un sito, proprio siamo ormai in questo mondo virtuale, ovviamente è molto importante essere presenti anche a livello di internet, insomma, come scrittori. C'è un sito, Caro Sito Ti Scrivo, che cos'è? Ma Caro Sito Ti Scrivo è un'idea che ho avuto con un amico, siamo partiti da un assunto, che probabilmente in Italia ci sono quasi più scrittori che lettori, nel senso che almeno io tutte le persone che conosco hanno chiuso nel cassetto un racconto, un diario, anche solo una poesia, una riflessione. Addirittura io ho un amico per esempio che mi manda per sms dei brevi aforismi, sono bellissimi, sono belli come quelli di Flaiano, le cose proprio in pillole. Allora ho detto ma perché non diamo la possibilità, scusa, io intanto mi volto a guardare questo signore. No, hai ragione, anzi, scusa, scusate, io sono stata maleducata, non l'ho salutato. Albert, scusami, in questa puntata perché non mi stacco mai di ascoltarla. Ecco, grazie, anch'io ho il piacere di avere lei come
spettatore. No, e quindi abbiamo pensato di creare uno spazio per chiunque volesse depositare, far leggere le proprie cose a una platea di persone. Quindi abbiamo inventato questo sito, caro sito, gli abbiamo dato questo nome così un po' affettuoso, ti scrivo perché abbiamo pensato, partendo naturalmente dalla vecchia canzone di Lucio Dalla, grande Lucio Dalla, caro amico, certo. E ci sono state persone che si sono iscritte, ecco, devo dire, purtroppo secondo me c'è ancora un po' di timidezza, nel senso che molti si iscrivono, sì, però poi non depositano i loro scritti. Ecco, tra l'altro c'è anche, infatti non si capisce perché ci vogliono pensare, vogliono vedere prima quello che c'è già dentro. Cioè, spezzo una lancia a loro favore, che può essere o timidezza oppure anche il fatto di essere gelosi, anche almeno personalmente mi ricordo che io ero anche geloso delle mie cose inizialmente. Certo, questo è vero. Cioè che le cose mie erano solo mie, magari pensavo che gli altri non le capissero o comunque non fossero in grado di apprezzarle come potevo esserlo io, allora non ero molto propenso. Infatti è così, però a un certo punto uno dice, beh, adesso però è giusto che le mie sì, cose perché rimane, se no, una cosa veramente solo autoreferenziale, cioè alla fine sì, inizia e muore è un peccato, noi, perché è un magari peccato, puoi sì, condividere, qualcuno può condividere certo, con te le stesse, tra l'altro non solo soltanto scritti ma anche fotografie, anche brevi filmati, per cui c'è la possibilità veramente certo, per chiunque di c'è chi è appassionato di foto, dice io, ecco, ci sono più immagini che io racconti. Io chiedo alla regia, fra l'altro, se riusciamo ad avere anche a far vedere il sito sì, che abbiamo linkato, caro sito, ti scrivo, che fra l'altro insomma mi piace anche perché avete scritto, tu hai scritto, scrivere è sempre nascondere qualcosa in modo che poi venga scoperto. Questa è una famosa frase di Calvino. Di Calvino. Io sono stato sempre un grande. Ecco, ringrazio la regia. Sì. E questo? E questo qui, sì. E questo, perfetto. Sono sempre stato un grande ammiratore di Calvino, è stato il primo autore che ho letto, già da quando era alle medie. Ecco, quindi abbiamo la possibilità certo, con questo sito di, possiamo dire così, insomma, chi ama scrivere, esatto, chi ama raccontare qualcosa di sé, lasciare anche un segno di se stessi, no? Perché esatto, poi secondo me è anche molto questo. È molto importante, molto secondo importante, me, anche perché lo può fare. Scriversi è facilissimo, basta andare sul sito che è appunto www.carositotiscrivo.it. Dopodiché ci sono tutte le istruzioni per iscriversi. Chi vuole può mettere anche una sua immagine, ma non è necessario, uno se si vergogna a mettere il proprio nome può inventarsi un nickname, insomma. L'importante è che qualcuno andarlo a vedere e poi magari si scopre che viene voglia di veramente di lasciare qualcosa. No, infatti tra l'altro poi è anche molto, molto più immediato, nel senso, cioè, tutti magari oggigiorno lasciano cose, racconti, anche pensieri su Facebook e andando avanti vengono sempre, esatto, cioè, man mano che si inseriscono delle cose vengono cancellati. E invece rimangono, in questo sito rimangono, rimangono fino a quando uno li vuole lasciare. Beh, perché certo, teniamo, certo, però poi c'è un minimo di controllo da parte dei gestori del sito, perché non è che si può scrivere proprio tutto quello che ti va, non è che puoi fare, voglio dire, un'incitazione a delinquere, faccio per dire, oppure certo, scrivere delle cose blasfeme o offendere, quindi c'è, cioè, come tutte le, anche questa è una pubblicazione, quindi è soggetta a un minimo di controllo, però per il resto si può veramente scrivere tutto quello che si vuole, cioè, ma abbiamo già delle cose scritte, ci sono dei racconti ironici, delle poesie, degli articoli anche, dei saggi, per cui c'è veramente la possibilità di cimentarsi in quello che... Ecco, fra l'altro per te Fabrizio, che hai partecipato anche a dei concorsi, questa è una sì, idea molto, molto carina, adesso infatti, avresti sì, iniziato probabilmente con il sito. Io ho già mandato qualcosa al sito, volevo mandare anche un racconto di... che tra l'altro Alessandro lo sa, di ultima pubblicazione che ha vinto anche un premio sì, recentemente, un premio nazionale a Roma, dal titolo La Nuvola. A questo punto sei obbligato, sei sicuramente obbligato. Lo manderò. Se non lo mandi io ti tolgo il saluto. E l'amicizia su Facebook. Ormai hai detto. Esatto. Guardiamo adesso questa seconda clip, sempre scelta per voi, che spero vi piaccia. Ti sei mai fermato un attimo ad osservare? 1999, Matrix, tante le frasi. C'è sempre il nome. Importanti. È vero, torna spesso. In queste idee, in questi scenari fantascientifici, ricorre sempre il 9. Poi bisogna, chissà, potrebbe studiare, essere l'evoluzione, no, stupenda, del contrario del 6. Il 6, esatto. Quindi perché la perfezione, che in qualche soglia, modo. Effettivamente, il 9 rappresenta una sorta di soglia. Del 9, poi. Dopo passaggio sai, al 10, tu dici? Sì. Alle due sì, cifre? Sì, sì.
1999, 2029, cioè c'è sempre una sorta di passaggio. Ma perché già in questo passaggio, io mi ricordo quando ci fu il famoso passaggio del secolo, che si diceva che si passava dal 1999 al 2000, e c'erano due scuole di pensiero diverse, cioè c'è chi diceva che il nuovo secolo in realtà era il 2001, che il 2000 faceva parte ancora... Sì, c'è stato per molto tempo, esatto. E quindi c'è tutto questo dibattito sul... Il 9 effettivamente è una terra di confine, una... Poi insomma, secondo me rientra un po' anche in questo numero perfetto... Sì. Proprio perché un altro posto... famoso film di fantascienza era 1999, Fuga da New York, non so se ve lo ricordate, che c'era questa società in cui New York era diventato un enorme carcere di sicurezza, in cui tutta la città era... Certo, anche il spazio 1999. Io ricordo negli anni forse 80, insomma, questo telefilm. In ogni caso, ecco, Matrix, interessante anche per la scelta del nome, da Matrices, proprio questa matrice, questi elementi di tipo tabellare derivanti da una struttura matematica. Tante le frasi che lo hanno caratterizzato, insomma, Matrix è ovunque, intorno a noi, anche adesso nella stanza in cui siamo. È il mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nasconderti la verità. E anche qui davvero c'è tanto, insomma, in qualche modo. Potrebbe essere veramente così? Mi spiego. Forse è più facile tenerci chiusi dentro a una realtà, a un mondo non del tutto reale, per poterci tenere... un po' soldatini, insomma, in un esercito. Beh, sicuramente, pensiamo soltanto a un altro film, visto che parliamo di cinema, che è Truman Show, no? Che è il famoso film dove tutti vivono dentro un mondo fittizio. E il mondo di oggi, adesso non voglio dire che è così, perché ci sono troppe finestre sulla realtà per poter dire che viviamo senza conoscere la realtà vera, però sicuramente viene sempre il dubbio che oltre certe cose la realtà sia un po' diversa, no? C'è anche questa, adesso non voglio entrare in discorsi troppo specifici di politiche di economia, però per esempio questa crisi, no? In cui a un certo punto ti vengono a dire no, tu devi pagare, dobbiamo fare dei sacrifici, certo abbiamo capito che abbiamo un debito pubblico, ma perché, voglio dire, per anni è stato un errore non parlarne, però improvvisamente abbiamo scoperto tutti che dovevamo fare enormi sacrifici per poter continuare a vivere, per poter continuare a stare in Europa, e ti viene il dubbio che poi alla fine c'è qualcosa un po' di non troppo chiaro, o forse poi non è tanto così, che di chiaro invece c'è qualcosa, abbiamo scoperto che questa crisi è partita in America, no? Le famose crisi bancarie, i subprime. E noi cosa c'entriamo, voglio dire? Cioè, la grande finanza che è andata in crisi, le banche che sono esplose, per cui sicuramente c'è il tentativo di farci credere che siamo noi alla fine che dobbiamo pagare, ma in realtà forse dovrebbero anche essere altri a pagare, no? Queste situazioni. Indubbiamente. E soprattutto, ecco, anche il fatto stesso di il fatto che diventa notizia, la notizia diventa fatto, cioè a un certo punto questo lo si vede un po' tutti i giorni anche nelle cronache, no, dei telegiornali in generale, oppure nei fatti normali, anche nei fatti invece di cronaca nera, per esempio, dove a un certo punto ci si chiede come mai quel tale omicidio diventa così, fra virgolette, importante, quindi riempie le pagine, riempie le televisioni per settimane, magari un omicidio di pari gravità passa più in secondo piano. Quindi c'è veramente questa scelta, adesso senza entrare nel discorso proprio nostro, mediatico o meno, però anche proprio mentale, psicologico, ecco, secondo me è interessante. Io, cioè, tra l'altro, volevo gettare una provocazione anche in seguito a una delle frasi del film, evoluzione, quando c'è un'evoluzione. È interessante anche vedere che c'è, nonostante il futuro, il passato, c'è sempre una sorta, secondo me, di ciclo. Cioè, la crisi del 1929, l'ipotetica crisi del 2029, cioè, c'è veramente un'evoluzione del genere umano, e mi chiedo anche questo. Oppure cambiano solamente gli anni, cambiano le invenzioni, la tecnologia, l'abbigliamento, diciamo, modo, però le azioni dall'inizio della civiltà sono sempre state le stesse. C'è un apice e poi c'è sempre una caduta, ci risolleviamo e c'è sempre... Quindi evoluzione apparente storici, o reale. Cicli, cioè, non impariamo dai nostri errori, effettivamente. Non crediamo magari di migliorare, ma alla fine c'è sempre... miglioriamo solamente nell'aspetto estetico, nell'apparenza. Quindi evoluzione è un termine... Tu dici che, insomma, non... È un termine che va preso, secondo me, con le molle.
Senti, torniamo invece al tuo libro, 2029. Alex Stanzani, il nostro protagonista, è un giornalista di Bologna. Quanto c'è di Alessandro Goldoni? Beh, sarei veramente insopportabile se dicessi che non c'è nulla. Assolutamente non credibile. Quindi no, c'è qualcosa, a parte il nome, e poi ci sono, cioè, naturalmente il mestiere, il personaggio, il protagonista di questo libro, che poi non so neanche se definirlo lui il protagonista, perché sono più protagonisti. Sicuramente tutto il libro parte da lui, e quindi c'è qualcosa di me, ma non necessariamente tutto di me, cioè io... Perché quando in realtà tu inventi un personaggio, certamente peschi anche peschi da te, dal tuo io, come per gli altri, però non è necessariamente detto che il tuo io finisca tutto nel protagonista, magari finisce anche in qualche personaggio. Quindi un po' spezzettato. Spezzettato, magari. E magari anche in una donna, non necessariamente, capito? Questo dipende poi molto da come evolve il racconto, perché io, come ho già detto, ero partito con un'idea di libro, poi mentre scrivi il libro cresce, prende altre strade, hai bisogno a un certo punto di un personaggio perché hai bisogno di quel personaggio lì, per cui lo inventi al momento, a pagina 42, dici no, qui io voglio, e allora attaccati che ti entra un altro. E quindi sicuramente il protagonista è chiaro che c'è un po' di Alessandro Goldoni, ma diciamo che c'è un 30% di Alessandro Goldoni, poi il resto 70% magari è di persone che conosco, oppure di caratteri che nella mia medio-lunga carriera giornalistica, di personaggi che ho avuto modo di studiare. Ecco, chissà se fra questi personaggi, beh, magari no, questo veramente, perché sì. I tuoi personaggi del libro sono veramente particolari e anche molto... correggimi se sbaglio, anche tu Fabrizio, mi sembrano ben delineati, proprio uno li può quasi intravedere, li può quasi vedere, no? Sì. Poi è bello perché lascia anche spazio alla fantasia del lettore, però è chiaro che in questo senso c'è proprio un aiuto nell'inquadrare sicuramente, soprattutto, no, direi che tutti i personaggi sono delineati, poi chiaramente i personaggi che in qualche modo gravitano nel giornale sono ancora più delineati, perché proprio quelli hanno in qualche modo un richiamo alla realtà vera del mondo del giornalismo. E quindi sicuramente io volevo darci una forte caratterizzazione, proprio perché trattandosi poi di uomini azione, desideravo spiegare come anche come ciò che avviene poi nel mondo vero delle azioni, ci sono azioni che magari sono sconosciute che improvvisamente diventano importantissime, azioni che invece sono azioni molto conosciuto, cioè titoli che precisamente vivono un momento di disgrazia e non si capisce bene perché, magari sì, vabbè, c'è dietro un discorso economico, però c'è un margine di mistero su perché quell'azione a un certo punto si mette ad andare male, no? Certo. Così anche nei miei personaggi ho applicato lo stesso meccanismo, cioè personaggi apparentemente di fama che improvvisamente crollano nel nulla, e personaggi che dovrebbero essere negativi che improvvisamente invece cominciano ad avere il loro valore, vedono a crescere il loro valore, quindi ho voluto delinearli e in questo modo connotarli. Tra l'altro apro una piccolissima parentesi, il personaggio che sicuramente rimarrà impresso di questo libro, che è uno dei personaggi secondo me molto ironici e ben delineati, è Iago, questo bradipo profumato che sì, sì. Rimarrà, cioè, ed è l'unico personaggio che non è umano, ma sicuramente rimarrà. Questo bradipo. Sì, il bradipo, perché io amo gli animali e poi mi è sempre piaciuta la figura del bradipo, che è un po' un animale che vive tra le nuvole, lentissimo, no? È un po' un animale che vive nel suo strano, mondo. È particolarissimo, sì. Anche come animale, il bradipo. Confermo che ha sempre affascinato anche me, perché ha queste sembianze quasi umane, sì, un po', sì, fa anche un po' effetto subito. Sì, sì. Esatto, è verissimo. Senti, invece, non voglio sapere a quale delle persone che magari conosci ti sei ispirato, magari a nessuna, quando hai scritto, hai definito il personaggio del nano di statura e morboso collezionista di bambole Bratz, che mi fa impazzire. Ecco, veramente, non voglio sapere se ci sono stati riferimenti, sono puramente casuali, come si dice nei film. Ecco, questo personaggio. Ma questo personaggio è un personaggio che io ho cercato perché avevo bisogno di un personaggio un po', scusa, tra virgolette, sfigato, si può dire. Si può dire. E quindi ho pensato a un nano, che però, sai, quegli sfigati che però hanno quella loro personalità che a un certo punto superano il loro handicap grazie a una personalità in qualche modo forte, spiccata, e allora in lui ho voluto appunto concentrare questa
questa idea, cioè di un personaggio che apparentemente dovrebbe essere così, in qualche modo ai margini, e invece diventa lui il protagonista poi di tutta una serie di vicende, viene spedito su a cercare su un acquedotto, poi finisce, viene sequestrato, è tenuto prigioniero da due personaggi. Adesso, non dico troppo perché certo, sennò... non entriamo troppo. Però appunto avevo bisogno di un eroe così un po' surreale, un po' grottesco, ho pensato un nano, il quale nano alla fine riesce anche ad avere così ad avere parte determinante nello svolgersi delle vicende e a risolvere quello che poi, siccome questo libro alla fine è anche un giallo, in qualche modo aiutare alla risoluzione di questo giallo. Beh, questa sì che è una cosa curiosa. Grazie Albert. Ecco chissà Albert, se sì. Quale, se, chi lo sa, se riesci a raggiungere, riusciresti mai a raggiungere la tripla tu in questo 2029? Me lo sto chiedendo, infatti sono un po' confusa, perché secondo me sì, perché sono quei personaggi Albert, vedi, lui è molto silenzioso. E, non posso sbilanciarmi Alessandro perché è anche molto permaloso il nostro opinionista, quindi devo stare molto attenta. Però ecco, per avere la tripla A, al di là di Albert che gliela diamo perché lui subito è... cosa bisogna fare? Continuiamo così, facciamoci del male. Cosa deve fare cosa devono fare i tuoi personaggi? Secondo te cosa dovranno fare gli uomini nel 2029? Per avere la tripla A, io intanto voglio dire una cosa, che alla fine questo sistema c'è una sorta di crollo catartico, cioè io voglio sperare che questo mondo non diventi così, nel senso che bisogna poi leggere il libro che finisce in un certo modo. E diciamo che per avere la tripla A, a mio avviso, bisognerebbe essere il più normale possibile, cioè bisognerebbe essere assolutamente recuperare anzi un po' di umanità che noi stiamo perdendo, cioè facendo un discorso serio, cioè il problema vero dell'uomo oggi è che è andato un po' oltre, secondo me, il suo essere uomo. Non voglio dire che sta diventando come Albert, che anzi Albert è molto simpatico, però stiamo un po' esagerando, no? Stiamo pensando di poter controllare tutto, di poter fare tutto, di poter diventare sempre più ricchi. Anche questa parola, bisogna crescere, ma chi l'ha detto? Cioè, dove sta scritto che possiamo crescere all'infinito? Ci sono già dei teorici della decrescita, cioè si dice che il mondo più di tanto non può crescere. E quindi io credo che alla fine la tripla A sarà data a chi per primo riuscirà a fare dei discorsi un po'... Ci vuole un nuovo Gandhi, insomma, in senso economico, cioè Gandhi parlava di non violenza, io penso che ci voglia qualcuno che sappia cominciare certo. A parlare di non avidità, cioè di non pensare che possiamo arricchire, che il dio denaro a un certo punto cominci a scendere un po' nella, a decadere. Certo, nella lista dei valori, insomma. Poi nel mio libro chiaramente invece è chiaro che io ho voluto dissacrare il mondo della finanza e in questo ho calcato la mano su dove si potrebbe arrivare, no? Al fatto che l'individuo pur di addirittura c'è un killer in questo libro che vorrebbe fare giustizia di questo mondo assurdo, però rimane sedotto dallo stesso meccanismo del successo, sì. Per cui quando vede che le sue azioni incominciano, no? A essere guardate, a essere lette sui giornali, quando si trova con un sacco di amici su Facebook che dicono: ah, ma cavoli, ma allora guarda, allora che lui comincia a sentirsi, no, ma allora anch'io, come, pur essendo un killer, quindi un personaggio negativo, però la mia azione potrebbe cominciare a crescere. Tra l'altro, quindi cameraman delle sue stesse gesta. Esatto, comincia a girare con una videocamera tipo quella, sì. Che montano, no, sui... questo per dire la follia in cui già siamo, perché abbiamo letto l'altro giorno di quel serial killer che filmava, no? Sì. Il modello che filmava le proprie vittime, certo, attaccava una videocamera, quindi ci siamo già a quel mondo lì, insomma, bisogna che questo mondo si spera che finisca più presto. Sì, in realtà, insomma, tu dici di cui ci sono appunto già questi segni premonitori. Sono già dei segni premonitori e ci siamo già un po' dentro questi segnali preoccupanti. Vediamo insieme a questa clip. L'esercito delle 12 scimmie, anche questo è un film di quelli, insomma, veramente che fanno riflettere.
diretto da Terry Gilliam, fra l'altro una trama veramente anche questa di quelle molto forti, anche qui in un futuro. Qui non c'è il 9, c'è il 2035 questa volta. James Cole, questo detenuto, che con la promessa di grazia viene appunto inviato nel passato per indagare sui fatti che hanno portato poi all'estinzione del circa 99% appunto dell'umanità, costretto fra l'altro anche i sopravvissuti a vivere nel sottosuolo per sfuggire al contagio di un virus letale. Insomma, come sempre, l'aspetto interessante o tragico è che quando si pensa a un futuro, cioè non è che uno inventa 2020 tutto farfalline che volano, borsa che va benissimo, tutti tranquilli, sì, no, cioè tutti degli scenari impegnativi. Allora, è veramente una paura che abbiamo, cioè proprio ontologica magari dell'uomo, di pensare a un futuro, quindi magari c'è anche quel distacco, quella paura forse. E mi chiedo, c'è forse, e qui proprio voglio fare un po' la psicanalista, che non sono assolutamente, la paura di non esserci, quindi dici tot te frego, non ci sono e voi starete male. Qui proprio la voglio fare un po' esagerata, però sai, nell'incontro è una tesi umano... affascinante, ci ho pensato anch'io a questa cosa, perché ti faccio solo un esempio: se tu digiti 2029 su Google, la prima cosa che salta fuori è un asteroide che colpirà la Terra, ecco. Questo già per dire, no? La visione ottimistica che c'è. Probabilmente sì, cioè esiste è una sorta di voler esorcizzare forse la paura della propria fine, nel senso che tu poni oltre la propria fine comunque un disastro per tutti. Per tutti. Quindi tu ti metti tranquillo, dici vabbè, io muoio, però tanto muoiono tutti, quindi, cado io, ma cadono tutti. Ma il comune è mezzo gaudio. Quindi forse quella è una tesi in qualche modo possibile, cioè il fatto di voler, perché se uno dicesse no, ma nel 2029 vivremo tutti, voleremo tutti nell'aria, tutti saremo tutti lì, a un certo punto dice, ma guarda un po', io devo proprio morire quando alla vigilia di una grande... Diventa più brutta la nostra diventa fine più brutta. Personale, certo, la fine perché, personale. Dici, insomma, santi in un certo Dio, senso. Io devo proprio... Anche perché poi la razza umana non è stata la prima razza di questo pianeta... E quindi viene anche automatico pensare che non sarà l'ultima. Certo. Per cui, e comunque cioè, tutti, anche i famosi Maya, cioè nessuno, tutte le grandi premonizioni sono tutte negative, di fine del sì. mondo, perché i Maya mica dicevano no, nel 2012, 21-12, 2012, tutti, non so, tutti finalmente liberi, l'uomo starà bene, avremo, no, 2012 finisce il mondo. Prima di loro Nostradamus, no, prima di loro, no, insomma, voglio dire, comunque tutti effettivamente si sono preoccupati di mettere una data per la fine del mondo. E non ti dicono che dopo si starà bene, no, fine, punto. Viene tutto inteso come una fine, non come un nuovo inizio. Sì, per alcuni, letto da alcuni, invece sembrerebbe in questo calendario un po' un passaggio, effettivamente, di ere. Quindi, sì, qualcuno altro, dice, qualcuno però dice in realtà... È un passaggio. Intanto ci hanno fatto riflettere, quindi insomma, ecco. È comunque interessante anche il fatto di vedere questi esseri umani. Come vedete? Proprio mi piacerebbe la vostra visione, fra l'altro di persone colte, ovviamente anche di uomini, proprio uomini maschi in questo senso. Come vedete il genere umano, uomini e donne di oggi? Cioè, è una domanda che ci vogliono altre 8 puntate. Infatti è un'occasione per avervi poi qui le prossime 8 puntate. Esatto. Vedi, ecco. No, che valore diamo ai maschi? Ma genere maschile come genere voi maschile. E alle donne? Di oggi, lo so, sono domande quelle molto generiche, se vogliamo, però io insomma, non saprei un dare così. Una risposta efficace, non vorrei evitare di dire delle stupidaggini. Io mi auguro che questo mondo diventi sempre più un mondo femminile, perché questa fosse la vera rivoluzione, perché io ritengo le donne tutto sommato mediamente migliori degli uomini. Quindi ritengo che il vero sesso forte sia il genere femminile. Non è che dici così perché io... No, perché da quello che vedo, insomma, anche da piccoli esempi, cioè alla fine chi sopporta meglio il dolore, chi alla fine riesce forse a dare un valore vero alle cose, sono le donne. Perché le donne sono quelle poi che sono deputate a perpetuare la razza umana, l'uomo alla fine sì, serve anche lui, però la donna forse è la vera rivoluzione
Solo che l'uomo è stato bravo, no, a mantenere in tutti questi anni il potere, a regalare. Poi vi dipendiamo ancora da una donna, la Merkel. Certo. Alla fine, infatti, questi sono segnali, sono anche segnali. I più grandi. Adesso non mi viene la parola, ma i più grandi ossi duri, tra virgolette, degli ultimi 30 anni sono la Merkel, la Thatcher, no? Lady di ferro, la Merkel che non molla. Ho detto tutto. Poi magari sbagliano, giusto? Come si chiama lui? Albert. Giusto, Albert. Io col cappello da cowboy non è propriamente l'esempio di un uomo, no, forse magari è ultra femminista anche lui. E, sì, io no, io non sono sia nel bene, ma anche comunque nella forza. Anche nella forza, anche nel magari, forse anche troppo, perché ecco, hanno timore fare il passo di essere troppo in quanto donne, devono far vedere che loro comunque sono capaci di essere più dure degli uomini. Poi nel caso della Merkel c'entra il fatto che era una tedesca dell'est, viene dall'est, quindi voleva più realista del re, quindi il complesso di colpa di essere appartenuta a una nazione che per tanti anni era la nazione povera della Germania, insomma, e la parte povera della Germania. E comunque insomma, sta di fatto che le donne sono probabilmente... Quindi in un altro tuo possibile libro magari un mondo femminile. Un mondo femminile in dopo cui... la città delle donne, ma però, del grande femminile. Non un mondo in cui gli uomini sono dei poveri scemi, perché voglio dire anche gli uomini, no, se permetti, insomma, qualche buona cosa abbiamo fatto anche noi, sì. Grandi inventori, grandi pensatori politici. Però forse è arrivato il momento in cui le donne possono cominciare a dare forse una loro visione di umanità. Forse le donne, un mondo dominato dalle donne sarebbe un mondo meno propenso alle guerre, meno propenso al potere in quanto tale, cioè quindi all'accaparramento di terre, di risorse, di soldi. Forse la donna avrebbe una visione un po' più filosofica, un po' più di buon senso, voglio dire, usare una parola... E secondo me anche più in armonia col mondo stesso. E più in armonia, sì. Con anche il mondo naturale, con gli animali. Certo, con la natura, con la terra. Sì. Insomma, sì. Io non vedo donne che sarebbero pronte a fare strage di animali, no, di balene, o andare a caccia. Io però poi le donne, le pellicce delle donne sono uno dei motivi per cui si va a caccia di cuccioli di foca. Ecco, magari cominciare un certo tipo di donne dovrebbe cambiare, perché poi tutte le donne non sono uguali. Però la figura generale della donna forse potrebbe un domani essere il faro per un nuovo mondo, non lo so. Sto pensando a grandi donne, adesso non necessariamente a queste, ma le grandi donne che abbiamo avuto. Il fatto che non gli vengano in mente con una di fianco è una tragedia, comunque pazienza, sta facendo fatica, adesso sta pensando a grandi donne. Sì, bella battuta. No, non era una battuta, Albert, era... No, a parte gli scherzi. No, è interessante questa visione di questo mondo al femminile, insomma, al massimo potremmo fare a gara di clip finte, che le clip sono le unghie finte che adesso vanno, sì. L'extension. No, vabbè, no, siamo qualcosa di più, noi donne, insomma, comunque abbiamo avuto in passato delle società, esatto. Sono state in passato le società matriarcali. E ce ne sono state, sì. Bisogna vedere un po' il bilancio. Comunque, al di là di quello, mi fa piacere, insomma, una risposta molto fatta, anche molto carina per noi donne, insomma, immaginarla così. Fabrizio? Ma io, cioè, mi sento di concordare con Alessandro, ma più che mondo, cioè, più femminile, cioè, che anche l'uomo ritrovasse in un certo senso una sua parte femminile, perché comunque, cioè, secondo me ci sono, anche nella donna c'è una parte maschile, nell'uomo c'è una parte femminile. Secondo me, l'uomo adesso... Parlo anche, faccio un breve messaggio di un'umanità in generale, cioè l'umanità dovrebbe, sia uomini che donne, dovrebbero ritrovare un senso di appartenenza a questo mondo e non a se stessi. Io credo che sia, e da un lato effettivamente la parte femminile potrebbe aiutare anche il genere maschile, per ricollegarmi alla tua domanda. Cioè, quindi uomini e donne che potrebbero cioè, coesistere in modo anche più armonico con il pianeta stesso. Cioè, il discorso che facevo prima di ritrovare, diciamo, un po' di serenità interiore. Certo. E secondo me, cioè, ricollegandomi alle sue considerazioni, la donna ne ha di più dell'uomo. L'uomo, forse anche per il fatto di appagare la propria donna, meno si fa meno più problemi, più pensieri, più cose mentali. Sì. Cioè, la donna è molto molto più tranquilla. È quindi vero, noi dovremmo trovare un po' più vostro equilibrio. La donna ha una sorta di fatalismo insito, secondo me. Cioè anche la donna impegnata nel lavoro, che magari è in carriera come fosse più dell'uomo, però mantiene, secondo me, sempre una sorta di distacco giusto dalle cose.
Sì. Cioè, tutto sommato, come se dicesse, sì, vabbè, ma tanto io poi sono una donna, cioè, io ho sempre la mia funzione di madre da svolgere, quindi cose che magari l'uomo non ha, anche se anche l'uomo sta cambiando, secondo me sta cambiando. In generale vedo uomini, io poi parlo degli esempi, non è che posso parlare, non mi sento di parlare dell'uomo come figura. Certo, uno fa riferimenti, certo, certo, con i personaggi. Vedo che però che anche gli uomini stanno cambiando, cioè c'è una presa di coscienza che questo mondo così non può andare avanti. Perché, sai, bene o male poi sono le cose che tocchi con mano, no? Cioè, faccio un esempio estremo, quando c'era la guerra, sto dicendo un'ovvietà, però la gente viveva anche in tempo di guerra, cioè si adattava, e tu parli, io parlo con persone che hanno vissuto in tempo di guerra, prima di tutti i miei genitori, e dicevano che era un altro modo, la gente si aiutava, sì, proprio perché c'era un dramma, una cosa spaventosa che in qualche modo erano tutti costretti a subire, e questo faceva sì che poi le persone tirassero fuori delle risorse e delle qualità che magari in situazioni normali, certo, non avrebbero mai tirato fuori. Il dramma, noi non siamo in guerra, però siamo in un momento in cui siamo costretti a recuperare qualcosa e non pensare semplicemente alle solite cose a cui abbiamo pensato fino ad oggi, sì, cioè vabbè, certo, il benessere, lo star bene, la... Certo, quindi insomma ci si augura, mi sembra di capire, un po' vi augurate che questa crisi sia declinata, sì, come opportunità. Sì. Ecco, sì, opportunità, io questo, nel mio libro, io infatti, naturalmente il mio libro è un'operazione di fantasia, però arrivo proprio a questo alla fine, cioè arrivo a una situazione in cui l'umanità ritrova invece una propria dimensione. Sentite, l'uomo in tutti questi film, tra l'altro vedo che mancano 5 minuti, scarsi, sì, purtroppo, viene messo ovviamente in prima persona, quindi protagonista più che mai, più o meno in tutti i film e ovviamente più che mai nel tuo libro, Alessandro, e comunque anche nei tuoi personaggi dei tuoi libri, Fabrizio. È un uomo però, mi chiedo, ignaro del suo destino, cioè è un po' un burattino mosso da delle fila, da dei fili, ecco, diciamo, gestiti da altri. Cioè, io non più che definire un burattino, lo definirei un personaggio che ha già vissuto, perché tra l'altro nel mio libro teorizzo la fine dell'Europa, per cui teorizzo un'umanità completamente cambiata, nel senso che non c'è più l'Europa, ma perché è saltata per aria, non c'è più l'euro, ma c'è addirittura una moneta cinese, cioè immagino che sia la Cina alla fine il vero arbitro dei destini del mondo, cosa che forse sta già accadendo in parte, no? Perché vediamo che la Cina, no, a livello economico sta quasi sopravanzando gli Stati Uniti, che sono stati fino ad oggi la vera superpotenza. Per cui immagino un mondo chiaramente completamente cambiato, però immagino questi personaggi più che dei burattini, una sorta di, non lo so come definirli, dei personaggi che in qualche modo sentono la fine imminente, però vogliono giocarsi così in questo meccanismo, vorrebbero giocarsi un po' la loro fetta di importanza, la chance che hanno. I famosi 15 minuti, no, di cui parlava Andy Warhol, quando diceva ognuno nel corso della sua vita. Sono d'accordo, perché anzi secondo me ti dico, c'è anche una sorta, io sono più secco forse anche in base a quello che scrivo, però dico sono più duro, nel senso che secondo me il libero arbitrio esiste e non esiste, nel senso che l'uomo ha la capacità di usare il libero arbitrio, ma noi soffriamo anche di una buona dose di masochismo. Quindi certo, noi, pur di raggiungere, come dicevamo prima, i nostri risultati, pur di appagare noi stessi, ignoriamo il libero arbitrio che ci può farci stare meglio. E comunque siamo, perché in questo periodo comunque siamo sempre tutti protesi a lamentarci, però se qualcuno deve fare qualcosa, pensaci tu, pensa te, perché armiamoci, io, partite, famoso. Quindi alla fine... Però io, insomma, io concludo, ha detto bene Fabrizio, però alla fine io in qualche modo riscatto questa umanità, voglio farla c'è un riscatto, esatto, oltre che una morale. Fra l'altro, come vanno i tuoi libri, Fabrizio? Ma non mi lamento, devo sono dire. Del mostro, ma avevamo sono del mostro, adesso ho mandato il terzo in cantiere, vediamo. Quindi il mostro sta dormendo, sì, però vabbè, è attivo in realtà. Il prossimo sarà tra la vita, un rapporto tra la vita e la morte. Oh, mamma mia. Vediamo. Lui sforna libri come veramente è una produzione. Tra l'altro, non è detto che ha un rapporto in cui ho inteso che anche la morte non abbia una certa ironia e non sia un passaggio, vederla sempre nera, non sia anche un passaggio di positività, di ottimismo.
Insomma, questo ragazzi, tip te lo acchiappa molto, il suono del mostro. Frank è qualcosa di un po' più leggero, un po' di allegro. Ma questo, la vita è bella, la vita, la vita no, è bella, però non è detto che anche un passaggio successivo non lo sia. Ho cercato di interpretare più tardi in che si può, però questa chiosa molto filosofica. No, con tutto ovviamente. Io veramente vi ringrazio per essere stati qui. Grazie ad Alessandro Goldoni, lo ricordiamo, 2029. Grazie a te. È il tuo libro, veramente uno scenario di un futuro possibile, molto molto interessante. Grazie a Fabrizio Carollo. Grazie con a i voi. Suoi libri, che ci ha fatto anche da recensore proprio di Alessandro Goldoni. Grazie al nostro Albert, che ha un po' snobbato e per questo ti chiedo scusa. Albert è concentrato su un pensiero, direi, sì. Sta riflettendo. Grazie ovviamente a voi che ci avete seguito e come sempre, se volete, la prossima puntata di Pomeriggio Qui.